Ciao amici di Fai Date Casa, oggi vi voglio presentare una puntata su come piazzare le mascherine con le viti, perché le mascherine solitamente si piazzano murando le staffe, ma qualche volta possiamo anche utilizzare delle viti. Vi ricordo che presto ci saranno dei contenuti speciali solamente per gli abbonati, riservati agli abbonati, ma ricordatevi sempre di mettere un like al video, di attivare la campanella per restare sempre informati sui miei nuovi video e iscrivetevi al canale. Sigla! Questo controtelaio l'ho già tagliato di misura. La porta, una volta terminata, avrà un passaggio interno di 80 cm. Quindi, se noi dobbiamo mettere una porta che misura 80 cm, praticamente il foro del controtelaio è di 90 cm, perché poi avremo il telaio della porta più il telaio della porta più un centimetro di spessore di larghezza e andiamo a finire 90 centimetri. Ricordati che se vuoi e se puoi puoi fare una donazione al canale o abbonarti per aiutarci a sostenere i costi del canale Come stesso. Come potete osservare, in questo caso ho bisogno comunque di tagliare una parte di muro per far sì che la porta vada a filo. Purtroppo qui ho le misure proprio contate, ho bisogno di togliere questo tratto di muro. In questo tratto di muro qui verrà il letto di mio figlio. Il letto è 89 cm, io qui ho 98 cm, devo lasciargli dello spazio perché il letto ci stia comodo. Purtroppo devo tagliare il muro da questa parte. Una volta finito, di qui avrò il coprifilo della porta, sarà intero anche dalla parte di sopra. Purtroppo da questa parte dovrò tagliare il coprifilo, però pazienza, la porta quando rimane aperto il coprifilo tagliato rimane dietro, quindi poco interessa. Questa porta quando è aperta il coprifilo rimane dietro, e altrimenti quando si è all'interno della stanza non fa niente. Quando le misure sono obbligate non ci possiamo fare niente. Adesso la prima cosa che andiamo a fare è quella di tagliare il muro per far sì che la porta entri all'interno. Facciamo un bel segno così. E adesso con il flessibile andiamo a tagliarlo. Adesso vado a montare il telaio. Questo si chiama controtelaio o falso telaio. Solitamente arriva con le staffe che sono già piantate nel legno. Ho già fatto un video dove vi ho mostrato come si murano i controtelai, ma questa volta non voglio murarle, ma lo fisserò con le viti. Quindi queste le vado a togliere. Nella confezione vengono forniti degli spinotti e noi qui abbiamo una serie di fori, di forature e le forature iniziali. Iniziamo ad utilizzare le forature iniziali. Prendiamo in questa maniera, mettiamo così e prendiamo dei chiodi che sono dati anche questi in dotazione e andiamo. Dobbiamo mettere le porte che hanno un passaggio finale da 80 cm. Quindi il controtelaio, quando è murato, deve avere una misura di 90 cm. Quindi contando da qui a qua, dobbiamo avere 90 cm. Utilizziamo il nostro flessometro per andare a vedere qual è la corrispondenza dei buchi che ci darà la misura finita di 90 cm. Ok, anche qui vado a mettere due chiodi.
questa parte in eccedenza provvederò a tagliarla con la lama. Se ne mette solitamente uno a metà e uno alla base. Bisogna solamente tagliare le parti di legno in eccedenza perché queste porte possono essere posizionate ancora per questi controtelai, possono essere utilizzati per fissare delle porte ancora più larghe, fino penso a un metro di larghezza. Ma noi andiamo a metterla da 80, quindi la tagliamo qui. Ho posizionato il controtelaio, ho messo per terra le piastrelle, così sappiamo anche l'altezza del controtelaio. Dobbiamo verificare che siamo in bolla. Con la bolla d'aria dobbiamo controllare il controtelaio sia posizionato esattamente nella posizione verticale e che questa parte qui sia nella parte orizzontale. Una volta che abbiamo verificato che è in bolla sul piano verticale ed è in bolla sul piano orizzontale, a quel punto potremo iniziare a fissare con le viti. Per lo spessore delle piastrelle dobbiamo contare lo spessore della piastrella e dobbiamo contare ancora mezzo centimetro di colla. Per contare mezzo centimetro di colla possiamo utilizzare anche del cartone, quindi facciamo la colla più magari due strati di cartone. Mentre stiamo piastrellando ci rimangono sempre i cartoni dei pacchi delle piastrelle, possiamo utilizzare quello per andare a spessorare la piastrella e dargli questo mezzo centimetro di gioco ulteriore che sarebbe lo spessore della colla. Se vi trovate come nella mia occasione che ho un mattone di semipieni, quelli forati, le viti dovrò andare a mettere in corrispondenza del punto più forte del muro. Qual è il punto più forte? La giunzione tra mattone e mattone, perché se vado a forare qui non mi terrà nulla. Quindi cosa devo fare? Devo prendere segno di dove c'è la giunta, quindi questa posso utilizzarla come giunta, posso utilizzare questa giunta che è circa a metà, questa no, e prendo ancora una giunta bassa qua, così. In questo modo andrò a mettere il tassello dove mi tiene bene, perché rimane un punto di giuntura tra i mattoni e quindi il tassello farà una bella presa. La puntata dove faccio vedere come fisso i controtelai con le viti in realtà è finito un po' a metà, ma perché dovevo finire di fissare un altro telaio, ho detto quando finisco di fare l'altro telaio concludo il video, ma poi ho pensato di non mettere più la mascherina in quel passaggio, ma di non mettere la porta. Però c'è il materiale, c'è tutto il materiale per capire come avviene il fissaggio, quindi adesso che sapete anche come fissare la mascherina con le viti e i tasselli, non mi resta che salutarvi e ricordarvi di mettere un like al video, di attivare la campanella per restare sempre informati sui miei nuovi video. Vi saluto, alla prossima puntata. Ciao da Max.